ci rappresentano gli uomini e le donne alla ricerca di Dio nelle religioni e nelle filosofie del mondo intero. Una ricerca che non ha mai fine. Essi ci indicano la strada sulla quale camminare nella nostra vita. Cercavano la vera luce. Nel loro cammino incontrano tante difficoltà. Quando arrivano a Gerusalemme vanno al palazzo del re, perché considerano ovvio che il nuovo re sarebbe nato nel palazzo reale. Là perdono la vista della stella. Quante volte si perde la vista delle stelle nella nostra vita? Lì incontrano una tentazione e l'inganno di Erode. Egli è l'uomo di potere che considera Dio il nemico più pericoloso. Nel palazzo i magi attraversano un momento di oscurità che riescono a superare attraverso la fede. Le profezie indicano che il Messia nascerà a Betlemme, la città di Davide. A quel punto riprendono il cammino e rivedono la stella. E dopo la nascita di Gesù, la vita di tutti i giorni continua normalmente, ma con una gioia nuova nel cuore. Quando furono passati gli 8 giorni, prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo, prima di essere concepito nel grembo della madre. Siamo venuti qui per adorarlo. All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava sul luogo a cui doveva nascere il Messia. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza il tempo in cui era nata la stella. E li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi, accuratevi che il bambino, quando l'avete preso, trovate e fatemelo sapere, perché anche io venga ad adorarlo. Udite le parole del re, essi partirono. Mirra, che indica il sacrificio della morte dell'uomo Gesù.